Salve a tutti, puntata di Onorato di giorno è oggi, mercoledì, giusto perché domani è un giovedì, e mercoledì 9 giugno. Bene, prima di spiegarvi se vi la faccio prima, perché non mi fermo? Ok, prima di spiegarvi questa foto, cosa dovete fare? Iscrivervi al canale, per cui di corsa andate sotto il mio faccione ci sarà il pulsante dove seguirmi, dove scusate se mi distraggo, però non finiremo mai, dove iscrivervi al canale, dove avendo cliccato compare la campanellina, mi raccomando attivatela, e poi dopo in descrizione troverete il link dove seguirmi in ogni dove, soprattutto dove seguirmi sulla pagina Facebook. Bene, infatti sono pieno di becconi, i becconi sono le punture di zanzara, praticamente mi sto grattando in ogni dove, infatti mi sembra la metà dopo puntura, perché la zia della mia compagna mi arriva un singhiozzo e sostanzialmente ha deciso di farmi mangiare delle zanzare. Bella a lei che non la pizzicano, a me sì, mi massacrano ogni volta. Vabbè, diciamo, guarda, capisco che effettivamente è un caldo che si crepa, però cioè, il caldo che si crepa, tra parentesi, si potrebbe anche accendere gli splitter come, insomma, il condizionatore magari, insomma, cioè, cominciamo a essere su, oggi eravamo sui 28 gradi, insomma, cioè, alla fine era anche, è anche, come dire, ci sta, per cui non capisco, vabbè, e parleremo anche a proposito di questo. E bene, se vi siete iscritti, quindi siete in regola, possiamo andare avanti. Allora, sì, oggi ho riso parecchio su diverse cose, per cui intanto ho dei colpi di tosse e cose. Ma non c'entrano un cazzo invece con quello che vi avevo ampiamente detto ormai giorni, da giorni, ma comunque ieri, la puntata di ieri, e cioè oggi ho fatto la seconda dose di vaccino. Troppo, come direbbe vari rompicoglioni, perché allora io non sono di quelli che dice ah sì, ok, il vaccino, sono sicuri, perché non è vero, non è solamente vero, e dico, eppure io ho fatti, cioè, io però vi dico che chi dice che i vaccini fateli tutti, devono essere obbligatori e sono tutti sicuri, come c'era uno spot di qualche anno fa che diceva i vaccini sono sicuri, i vaccini sono sicuri, tua madre, cioè un cazzo, non è vero per niente, perché danneggiati dal vaccino ci sono, e come, tra parentesi, c'era una mia vicina che sua sorella era danneggiata dal vaccino, per cui insomma figuriamoci, insomma, ecco, non è che dice ah no, ma sono quattro sfigati, cioè insomma, guarda caso, per cui insomma sto discorso che insomma che insomma così, però comunque detto, uno scommette su tante cose, alla fine può anche scommettere su questo, e soprattutto, ripeto, se uno ha una certa età, se uno è piccolo, è come le cose, come secondo me
è come si chiama, è come il battesimo, cioè uno in teoria se vuole aderire a una religione dovrebbe fare scientemente, non perché è impostato. Boh, vabbè, poi queste cose, vabbè, ne siamo entrati in un ginepraio. E oggi comunque ho fatto il vaccino e niente, quindi secondo me cose troppo, purtroppo come ho riportato nella storia, per cui seguitemi, non solo seguitemi anche come persona, ma purtroppo come faccio a farvelo vedere, perché essendo una storia scorrerà, il gatto potrebbe comparire altre storie di altre persone, per cui non avendo, ecco, cioè, purtroppo non è aumentato il potere, diciamo, delle, diciamo, non c'è un nuovo, non c'è una, come si chiama, purtroppo non, purtroppo prendo sempre poco, ahimè, soprattutto la chiavetta, la saponetta, è giallo, ma purtroppo si vede male, 113 dbm, quindi siamo ben lungi dai, siamo un valore ottimale tra gli, cioè dagli 80 in su, ma tra gli 80 e 90 è accettabile, ecco, diciamo 113 è un po' pochino. Ecco, fortuna che ho l'aggregazione là delle due linee, e quindi insomma quella lì che è lì segata a 2 mega, perché ho superato i famosi 500 giga di quelli, diciamo, che diciamo che gli dà una mano lei, diciamocelo tutto, e invece lei stiamo sui 93, se non vado errato, 93, 94, 95, insomma meno di 96 97, che comunque è sempre un valore altino. Purtroppo diciamo che la soluzione secondo me è più vabbè, ma questo ne parliamo. E quindi insomma ho fatto il vaccino, ma purtroppo il 5G non lo emano, o non lo emano correttamente, o non lo so, forse non ho fatto qualcosa per attivarlo, insomma sta di fatto che non va, e quindi purtroppo, vabbè, parte le cazzate. Devo dire che meglio di quello che temevo, meglio di quello che temevo da un punto di vista logistico, nel senso che sicuramente quelli che devono fare la prima dose qua nel Fupala Expo, e diciamo che mi sa che hanno parecchio da aspettare, mentre invece chi fa la seconda invece fa un po' più rapido, e diciamo che alle 10 meno un quarto ero fuori, in buona sostanza, e dalle 9 che ero lì, per cui diciamo che me la sono cavata più che bene, cioè nel senso insomma è stato abbastanza veloce, insomma, perché a 9:25 circa avevo fatto con l'anamnesi là e tutto. Che dire, insomma, dato è andato, nel senso che stavolta non ho voluto fare l'eroe a differenza della volta scorsa, e tanto la medaglia non ce la danno, per cui insomma tanto detto, non perché adesso devo fare qualcosa per cui devo stare in vigile scattante, devo fare niente, sono in ferie e stavolta me le voglio godere veramente le ferie, ma in buona sostanza, che dire,
Ah, giusto, sai che cosa mi sono ricordato? Ah, però aspetta, perché forse deve andare in cosa? No, c'ho avuto un attimo una cosa a proposito di ferie godute su una gita. C'è una gita che ho aderito di un giorno qua, vale, tra parentesi. Beh, insomma, diciamo che non è per questo, ma è semplicemente che non c'ho voglia, insomma, ne sta a cocci, ne sta a pezzi per un paio di giorni, insomma, sinceramente non ho alcun, cioè, non ho voglia. Diciamo che il braccio mi fa un po' meno male, però non vorrei che tutto fosse condizionato dal fatto che io sono arrivato a casa e mi sono preso una tachipirina stavolta. Subito, preventiva, proprio perché, insomma, ecco, perché la prima volta mi ha dato una mazzata, porca troia, cioè, insomma, una bella sassata. Invece stavolta, diciamo che, ecco, il braccio mi fa meno male, non mi sento particolarmente rincoglionito, boh. Caldo, direi che ho caldo, ma è fuori, è caldo, per cui insomma, cioè, nella serie non mi sembra di aver febbre, forse ce l'avrò, boh, chissà. Comunque sta di fatto, è talmente caldo che uno, secondo me, manco se ne accorge se ha qualche linea di febbre. Sta di fatto, insomma, che così, insomma, in teoria, o mi ha fatto effetto stavolta la cura preventiva, o altrimenti, insomma, diciamo che questa volta, perché sembra, insomma, che la seconda dose faccia un po' meno effetti, sarà, boh, perché io ho sentito invece qualcun altro la seconda dose, o gli ha fatto, e come, non lo so, vedremo. Diciamo che, ecco, stavolta, così. Però c'è da dire, insomma, un po' di fastidio, il braccio lo sento, un pelino, insomma, meno forse della volta scorsa, insomma, a volte mi faceva male veramente da qua fin quassù, insomma, stavolta tranquillo, sì, mi fa un po' fastidio, ma come quando facevo vaccini anti-influenzali, che insomma, lì per lì, insomma, più 1 o 2 giorni, quando qualcuno mi dava una botta, e poi spesso e volentieri lo facevano per dispetto, insomma, mi dava fastidio. È accettabile, diciamo così, è accettabile, per cui, insomma, ecco, per cui, diciamo, meno cose della volta scorsa, e non so quanto abbia influito il fatto che appena arrivato a casa mi sono preso la tachipirina. E per cui, insomma, sarà stato una mezz'oretta all'incirca da quando sono arrivato a casa, cioè da quando, insomma, ho fatto l'iniezione. Che dire, insomma, non, non è stato, cioè, però, insomma, ecco, il 5G niente da fare. Purtroppo è così, diciamo che adesso mi era più che utile. Altra cosa per cui ho detto, insomma, ecco, stavo parlando del fatto, per l'appunto, del fatto che prende o non prende, e diciamo che oggi, ahimè, mi ha dato ancor più, diciamo, la cosa, proprio questo calore improvviso, che insomma, che purtroppo è il caso, e come, che vedo di trovare, insomma, che cerco di portare qua la cerco di portare qua, come in diavolo si chiama, tutto l'ambaradan, buona sostanza, per cui, ecco,
antenna sul tetto. Uno, perché forse prendo di più, tra parentesi, perché essendo più alto non so quanto il fatto che ho, che è dietro l'antenna di Wind, quella lì insomma, che di Vodafone, che dovrebbe avere il 5G, ma comunque più bande disponibili, non so quanto interferisca. Il problema più grosso, secondo me, più che il fatto di, ecco, questa antenna davanti, è il fatto che, in buona sostanza, uno, di qua c'ho la linea ferroviaria, che secondo me scherma, e come. Due, poco più in là c'è un cavalcavia fatto però in terrapieno, cioè non è un solito cavalcavia, se no è proprio il terrapieno col ponte, purtroppo fatto tipo il ponte quello diciamo celebre di Allerona Scalo, quello che sostanzialmente divide il resto di Allerona Scalo dalla parte alta, la zona dello scalo merci, e diciamo il ponte è molto simile, soltanto anzi è sotto la strada come nel caso di Allerona, lì invece passa la linea ferroviaria, però un ponte in muratura, diciamo, ecco, però diciamo i, come il diavolo si chiamano, diciamo, il dosso fatto dal ponte è fatto invece a terrapieno, diciamo che questo, temo che possa anche questo un po' schermare il segnale, però secondo me se lo metto sul tetto, se non è quella l'antenna, la BTS che attualmente sto prendendo, probabilmente la prendo di più, oltre al fatto che comunque quella che ho, e l'ho presa strategicamente proprio perché temevo che se non, diciamo che la direzionale non c'è niente da fare, devi avere, devi oltretutto devi calibrarla bene, e due, devi avere un contatto anche quasi visivo con l'antenna, se non ce l'hai che cazzo fai, ecco. Il problema è che sul tetto magari ce l'avrò anche, ma dove sta adesso, cioè diciamo a altezza primo piano, non ce l'ho, per cui diciamo che l'ho presa strategicamente perché mi immaginavo insomma che se non potevo salire sul tetto, cioè più che altro che non potendo puntare con precisione un'antenna, l'unica soluzione sarebbe stata quella di un'antenna messa lì, che a quel punto mettevo lì e stavo a posto. Questa era l'unica soluzione. E però oggi insomma ho visto proprio con le temperature, cioè ho dovuto trovare la soluzione di mettere un ventilatore sulla saponetta, quella piccola, e per raffreddarla, quindi ho dovuto mettere un ventilatore USB, ce l'ho. Il problema è che anche tutto il resto sta praticamente con calore assurdo. Altra cosa tremenda che purtroppo ho notato è che mi servirà invece almeno un ventilatore da mettere là dove ho l'antenna con cui ci collego il computer mio, il server, e faccio l'antenna al primo piano. Perché? Perché è messa dentro un coso, stava a più di 90 gradi, si è andata in protezione, e quindi insomma, cioè, non è tanto il caso.
tocca e trovo la soluzione anche per questo. E quindi diciamo che vabbè, mentre per lì, ecco, basta che metto questo ventilatorino, magari lo metto il dico con temporizzatore che magari di notte si spegne, perché se no c'è sto continuo anche di notte, però quello in casetta, ahimè, di notte posso anche lasciarlo acceso, però fai non fa. È più muovere l'aria che fare un freddo. Diciamo che non è proprio la soluzione, ecco. Cioè, d'inverno pure. D'inverno può anche andar bene. Poi fino a un certo punto, tra parentesi, insomma, se sta a una certa temperatura, mi manco tanto. Ma diciamo d'estate è un po' più problematico, ecco. Mentre invece se fosse qui, uno accende per appunto il condizionatore e stai bene anche tu, ecco, oltre a star bene la strumentazione. Per cui diciamo che sinceramente non ho. Il problema è che, allora, mentre quelli di Vodafone non ho capito perché non mi hanno richiamato, gli è bastato, quello è un problema, effettivamente. Questi di Eulo per conto di Alpsim, eppure è passato per appunto, ecco, sono passati almeno 3 giorni. Manco per dire ok, abbiamo inviato, infatti mi sa che domani, cioè se domani non sento un cazzo, mi sa che venerdì, essendo domani giovedì, venerdì tocca che li sento, anche perché c'è un piccolo problema, che ora questa settimana sono in ferie, la prossima pure, ma quella dopo no, quella dopo comunque, cioè quella dopo so al lavoro 4 giorni, e quindi insomma, oltre al fatto che oggi, tra parentesi, dovrebbe scadere la promozione di Poste Mobile, che tra parentesi io sto cercando in tutti i modi. Stavo dicendo, questo mi ricorda qualcosa. Questo mi ricorda veramente qualcosa. Parte di Treviso, vabbè, stavo dicendo qualcosa, ma adesso poi parliamo. Cerco un attimo di togliermi sta cosa dalla testa. E stavo dicendo di praticamente, ecco, cioè non ho avuto risposte in merito. E non so che dirvi, cioè nel senso che insomma, ecco, più che altro è che, ecco, mi ero dimenticato il fatto che comunque, ecco, scade anche, è scaduta oggi l'opzione quella lì di Poste Mobile. Ma la cosa che peggiore, ecco, finalmente ho ritrovato il filo del discorso, è che in realtà sembra che Poste Mobile sia passata sotto, sto facendo pubblicità e non mi frega niente, tanto non vengo pagato, e sembra che sia passata sotto la rete Vodafone, che ripeto, cioè allo scopo mio chi se ne frega,
Tenete duro. Funziona e va bene così. Ma cioè, la rete Vodafone io quello prendo bene, va bene. Però come anche diciamo la rete di backup, cioè salta un qualcosa e ok, ciò il resto diciamo che non va tanto bene, perché se salta la rete Vodafone mi salta anche, cioè mi salta tutto, ecco. E quindi insomma, però non ho sentito effettivamente la gente come si trova, se effettivamente c'è stato questo passaggio, non lo so. Sta di fatto che non ho avuto, come dire, pareri in merito, non riesco a trovare pareri in merito, e soprattutto cioè come si trovano, perché c'era il piccolo problema che sotto la rete Wind era illimitato, cioè nel senso tu paghi quella cifra, poi scarichi, stai caricando che ne so 4 tera come succede al sottoscritto, non ci sono blocchi. Sotto Vodafone mi pare un po' difficile che ci sia questa cosa. Boh, sinceramente non so che dirvi. Per cui, oltre al fatto che, come vi ho detto, cioè, scade, cioè in teoria dovrei pagare di più, per cui insomma io non l'ho fatta e spero di non mangiarmi qua dietro, perché insomma spero che questi qui e sto euro arrivino, effettivamente funziona, va bene, e soprattutto insomma ecco mi risolve un po' la situazione. E poi a quel punto se soprattutto mi avete suddetto, posso anche ragionare, ma la vedo difficile, posso ragionare del discorso che dicevo, cioè mettere la come diavolo si chiama, mettere la funzione quella lì di mettere quel misto merda e sommato tra virgolette il load balance su quello, su quell'altro, eccetera. Però se invece cioè, ma a prescindere di quello, comunque cioè, ecco, non c'ho più situazioni dovute al caldo, per cui mi zompa tutto, perché in casetta non è che c'ho l'aria condizionata, ecco, a meno che cioè, ma dopo quanto spendo di corrente, per cui insomma non lo so, sinceramente non so che dirvi. Intanto ecco perché non ho avuto risposte in merito a dire ok, cioè, va bene tutto, pure firmato, mi sa che telefono a Merano, mi sa che mi faccio dire a loro che succede. E allora, perché insomma non è io che ho fatto un bonifico, io ho fatto cosa, per cui voglio dire, cioè, vabbè, non lo so, perché ho visto insomma tra i 7 e i 10 giorni, ho capito, ma tra i 7 e i 10 giorni vuol dire entro, però almeno dimmi qualcosa, avvertimi, che sotto alto tesini sono tutti precisi cose, vedo, vabbè, speriamo insomma che sia io e sia puntiglioso. E concludo con una cosa che avevo visto, avevo promesso che non ne parlavo più, invece ahimè arrivato a finire lì, cioè l'Eurofestival, e volevo parlare solo di una cosa per cui sarò veramente veloce, e perché insomma quando è finito tutto quanto, ho visto dai vari commenti c'era qualcuno che ha detto hanno vinto le canzoni, le proposte, insomma, vabbè, le canzoni
di gente che parla la lingua locale, perché basta con tutto questo inglese. A parte, mi viene da dire, perché vi fa schifo, ne so, canzoni dei Queen, o che ne so, di qualche heavy metal, ne so, tipo Metallica, Iron Maiden, o che ne so, Clash, Sex Pistols, no? I Beatles, i Rolling Stones, quelli fanno schifo, vero? Vaffanculo, va. E quindi, vabbè, queste cazzate. Mi piacerebbe tanto sapere, vabbè, cioè, voglio dire. E l'altro, sì, mi bloccherà, mi faccio forse anche magari mi lavo i capelli. E a parte questo, poi non è vero, perché sì, è vero, i primi tre sono tutti canzoni, diciamo, di lingua più o meno, diciamo, madre, insomma, quindi non l'inglese, pur non essendo inglese, ecco, tanto che voglio dire l'inglese poveretto ha preso 0 punti, ecco, ma proprio 0 punti da giuria e 0 punti da cosa, però proprio mi è piaciuta. Eppure voglio dire la sua lingua madre è inglese. E voglio dire, i primi tre, vabbè, primo ovviamente erano i Maneskin, vabbè, gli altri due, diciamo quella, la francese, vabbè, poi i francesi sono nazionalisti a quel punto di vista, che guai, ci mancherebbe pure che portano una canzone in inglese. E quell'altro svizzero, tra parentesi, la Svizzera comunque ha anche altre lingue, per cui poteva portarla anche in italiano, tra parentesi, questo discorso a me, diciamo, un po' secondo me paraculo. E quarti, quindi non mi sembra esattamente proprio ultimi, erano gli irlandesi di Freyla, come cazzo si chiama, ecco, ed era in inglese, ed erano quarti, quindi non ultimi. Per cui sta cosa che è stato non è così vero, che ripeto, erano quarti, perché la canzone era bella, non faceva un cazzo, era una canzone anni 80, molto anni 80, molto simile a quelle lì che avevano preparato per il 2020, che poi, vabbè, è stata una cosa che tra parentesi gira ancora su radio tipo R101, insomma, si sente, cui è piaciuta, con molta roba beta. Se nel 2020 ci fosse stata l'Euro Festival vero, cioè la gara, no? Non quello schifo, e con molta probabilità temo che il 2021 la gara sarebbe stata disputata a Reykjavik, no, e a Rotterdam, cioè nel senso avrebbero vinto loro, secondo me, e con molta probabilità, anche perché noi già avevamo la fai schifo là, quello che sembra una bestemmia, che c'ha un nome che sembra una bestemmia, e cioè era una pugnalata allo stomaco, cioè, lì è stata una fortuna che non si è disputata la gara, perché sennò avremmo perso anche le mutande, sennò per la serie, giusto perché eravamo tra i 5 là, che andavano in finale di diritto, perché sennò ma manco in finale andavamo, ecco. E altro che vincerla. E poi comunque dopo, vabbè, quindi c'erano i nazionalisti ucraini, e comunque diciamo che hanno preso
buoni voti come televoto, ma sesti, quindi ripeto, non ultimi, sesti, c'erano i finlandesi Blink Channel, sì, Blink Channel, cioè Blink Blind, insomma Channel, non mi ricordo come cazzo si chiamano, insomma i finlandesi, che a me tutte le volte sento quella canzone fa morire da ridere, soprattutto sul finale, e credo, sì, è molto... quell'urlo finale favoloso e, cioè, pure ripeto sesti non ultimi sesti eppure è una canzone in inglese Dark Side vero tipo Dark Side of the Moon mi pare vabbè Life to the Dark Side sì Dark Side cioè, ed era in inglese. Per cui sta cosa che cosa, oltre al fatto che poi ecco dopo dietro la come si chiama la Destiny che ovviamente lingua madre perché due volte lingua madre perché comunque maltese e oltretutto anche originaria del suo padre credo insomma qualche suo parente della Nigeria per cui comunque inglese cioè voglio dire comunque è lingua madre cioè voglio dire cioè io sto discorso vabbè sì solite persone devono dire cazzate insomma fatto che abbia vinto no ha vinto non ha vinto perché cantavano in italiano non ho vinto per il semplice fatto che era una cosa totalmente diversa da Emma Marrone che poi tra parentesi ci ha avuto da dire ah che poveretta è stata massacrata no non sei stata massacrata perché ti è rivestita non si sa come ok sei stata massacrata perché era la solita canzone pallosa cantata di merda ok per questo che eri la solito il solito pupazzetto uscito fuori dai talent che hanno scassato il cazzo perché sono tutti uguali, senti Emma Morrone, senti Alessandra Moruso, senti Levante Ponente o come cazzo si chiamano, cantate tutti uguali, avete rotto i coglioni, avete rotto le palle, oh, basta, sembrate tutti i figli di Maria De Filippi, no amici di Maria De Filippi sembrate figli di Maria De Filippi che cantate tutti uguali in modo odioso tra parentesi senti quella lì amoroso io quando la sento mi sanguinano le orecchie e quanto cazzo canta male cioè proprio mi viene l'odio verso la musica italiana orco Giuda canta di merda per quello hai perso non hai perso perché sei donna perché voglio dire cioè in mezzo ai Maneskin c'è una donna la bassista è una donna e tra parentesi molto più femminile di te cara Emma Marrone molto più femminile Cristo ma basta questo vittimismo la fatela finita hanno vinto i Maneskin perché come ho già detto un miliardo di volte perché è una cosa particolare all'Eurofestival non vince il bel canto sì anche perché ha vinto anche il bel canto tra parentesi vedi là Dio qualcosa come diavolo si chiama quello lì insomma due palle là quello lì olandese che insomma ecco vince anche quello ma è raro vince più la cosa particolare vedi quando vinse Laurin là come diavolo si chiama insomma quel cavallo berbero pare il cavallo berbero e vedese mi pare sì quando vinse quello perché non stava fermo al secondo perché era tutta scenografica tutta roba così quell'altra là come si diavolo si chiama qualche anno fa non ha vinto netta anziché quella l'altra ma
cipriota, ma avrebbe vinto anche lei, molto probabilmente, se non ci fosse stata uno come Netta, avrebbe vinto quella cipriota, perché era tutta appariscenza, era tutta appariscente. Anche la Netta, tra parentesi, molto spettacolarizzata come cosa. Quell'altro perché quando vinse Concita, Wurst, perché era assurdo. Poi cantava bene? Sì, posso dire che cantasse male, però vogliamo dire che non faccia scena a vedere un uomo vestito da donna? Perché quello è. Un uomo in tutto e per tutto, con solo i capelli lunghi, ma per il resto barbone, cosa, proprio uomo vestito da donna. Quindi ha fatto scena. Questo è. Eurofestival non è il Festival di Sanremo, anche se prende spunto da... Non è il Festival di Sanremo. È molto più appariscente e molto più cosa. I Maneschi hanno vinto perché è una cosa assolutamente anomala rispetto a quello che finora abbiamo proposto noi. Non è il volo, che tra parenti mi stanno sui coglioni con tanto non ve dico anche loro, non è il volo. So i Maneschi che è una cosa molto particolare, caffoni, però molto particolare. Purtroppo questo vince. Ecco, no che cantavano in italiano, potevano anche cantare il nostro voto antico, potevano anche cantare in inglese, avrebbero vinto. Mi do sta notizia, se cantavano, facevano una canzone, se erano come Blind Channel, i finlandesi, avrebbero comunque vinto, anche se avessero fatto una canzone in inglese. E lo sapete perché? Perché era una cosa particolare, perché in Italia, che invece il bel canto arriva al volo, vinciamo noi perché noi facciamo vedere come si cantano, queste cose non vincono, non sono vincenti all'Eurofestival, porca miseria, volete capire? Due anni fa c'è stato vicino Mammut, perché era particolare, una sorta di rap, ma quando cazzo mai abbiamo portato una roba di rap? Mai. Per cui questo, ma è un discorso che ci siamo detto un miliardo di volte. Quindi, perdendo l'Oscar per la fotografia, visto che ogni tanto faccio vedere dietro con la luce eccetera, e avendo questa bella ombra davanti, noi ci salutiamo. Direi che domani giornata, speriamo di non vedere postumi del vaccino, e sì, domani pomeriggio c'è giusto una cosa, ma chissà, secondo me, insomma, sono notizie positive, vi dirò, se no non lo so, diciamo che da un bandana è tutto. Noi a questo punto ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata.